Se due errori tecnici, io avrei anche un dubbio sull'ultima trottola bassa, che secondo me non era bassa, però. E tra l'altro lo ricordiamo, qui gli atleti si giocano la qualificazione alla finale e lui ha avuto un secondo posto alla Cup of China, quindi per lui era importantissimo riuscire ad essere sul podio per poter accedere alla gara a Quebec City. Qui per è ora parte male, bisogna vedere poi col libero, certo si possono anche recuperare un sacco di posizioni, però. Ed ora Brezina. Splendido triplo Axel, solido, sicuro. Triplo flip, doppio solo il toe-loop e non ben arrivato. Va bene, triplo. Che bello questo programma, Franca. Sì, è decisamente un buon programma, un programma di potenza, un programma molto forte, diciamo, deve essere pattinato tutto forte dall'inizio alla fine, però direi che lui non ha grosse difficoltà a sentire questo. La sequenza di passi è molto incalzante, ha dei fili profondi, ha dei cambi di ritmo molto rapidi. E poi bellissima sulla musica, sì, perché c'è questo crescendo musica, della musica, sì, e c'è il crescendo, sì, della sua sequenza dei passi. Trovo veramente studiata alla perfezione, bella. Sì, ha lavorato anche abbastanza bene per quanto riguarda le trottole. Io ero un po' in ansia perché so che sono il suo punto debole, veramente. Infatti anche... ti ho visto seguire questo esercizio come fai con i tuoi, sembrava, sì, che fossi lì in pista come fate sempre dalla balauzia voi allenatori. Pattiniamo insieme tutta l'estate, quindi sappiamo poi dove sono i punti rischiosi, insomma, e lui in particolare non ama le trottole, ama molto di più i salti e i passi. Però mi sembrava che ci fossero tutti. Certo, rimane la combinazione col triplo flip e solamente il doppio toe loop, in più l'arrivo non era eccezionale. Ecco, lui aveva annunciato il quadruplo che poi non ha fatto. Sì, l'aveva annunciato e ogni tanto lo prova anche in allenamento, però
Nel corto l'importante, si dice sempre, è completare tutti gli elementi senza errori, più che andare a rischiare qualche cosa di non sicuro. Ecco perché lo ricordiamo, appunto, sono degli elementi obbligatori che loro devono eseguire. Esatto, per cui o i pattinatori hanno questi quadrupli così nelle loro corde da poter veramente andare a provare, o altrimenti è molto meglio andare su una combinazione triplo-triplo. Ecco, però qui non è entrata neanche la combinazione triplo-triplo. Non dimentichiamo che Takashi ha fatto quel punteggio senza quadruplo, nel corto. Per cui è fondamentale. Stanchissimo Bredina, ma davvero il suo è un programma che dove non si respira mai. 74-32 il secondo short che vediamo fino adesso. 37-81 per il presentation, 36-51 per il livello tecnico, e dunque appunto si pone alle spalle di Nan Song, che rimane finora perché sta per entrare sul ghiaccio Patrick Chan.